il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la propria fede in Cristo e per la diffusione del Vangelo. Santo Stefano, 26 dicembre. Il calendario cristiano porta questa data in rosso, festività, ma spesso se ne ignorano oppure non se ne conoscono bene i motivi. Ecco perché abbiamo voluto chiedere al padre redentorista Paolo Saturno il significato di questa giornata di festa. Primo martire di tutta la storia della Chiesa. Era uno dei sette diaconi. Chi sono questi diaconi? Che nascono durante l'epoca stessa degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano che insieme alla distribuzione della parola c'è anche quella del pane, del cibo, specialmente alle povere vedove che erano, diciamo, un poco abbandonate a se stesse. Lo Stato allora non provvedeva né agli orfani né alle vedove, e allora la Chiesa si prende cura di costoro. Ebbene, nasce subito dopo una questione in rapporto proprio al servizio di queste vedove. Si dice negli Atti degli Apostoli che questi apostoli prediligevano le vedove degli ebrei e non quelle dei greci e degli altri popoli che non appartenevano al popolo ebraico. Quindi gli apostoli si rendono conto che o distribuiscono la parola, pensano al servizio della parola, oppure a quella dei servizi, del pane, del cibo, e così pensano di istituire questa figura del diacono, cioè di colui che serve accanto agli apostoli per queste cose un po' più, diciamo, di ordine materiale. E celebre, e quindi creano sette figure di questi primi diaconi. E celebre soprattutto Santo Stefano perché primo martire, un uomo pieno di fede, di amore, dice appunto il testo degli Atti degli Apostoli, e testimonia con tutto il suo fervore giovanile questo amore, questa fede verso il Signore, non solo nel servizio ma anche nella parola. E naturalmente questa franchezza che lui ha, anche questa capacità di ridurre al silenzio i suoi oppositori, che poi sono quelli che contrastano Gesù Cristo stesso, non potendocela fare con la parola, decidono di condannarlo a morte e lo lapidano. La verità, veritas odium paret, la verità genera odio, e quando non siamo in grado, non siamo capaci di, diciamo, di ridimensionare noi stessi e accettare gli altri che forse ne sanno un po' più di noi o sono un po' superiori a noi, allora ricorriamo alla forza fisica, in questo caso alla lapidazione. Però gli hanno reso un bel servizio. Io dicevo stamattina nella celebrazione, sono passati circa 2000 anni. Chi ricorda quella gente che ha lapidato Stefano? Di Stefano invece ne abbiamo un grandissimo ricordo e una grandissima venerazione. Ancora, servire Cristo significa regnare con Lui. Nascita e morte, Genesis e Thanatos. È chiaro, i due estremi, extrema se tangunt, gli estremi si toccano. Gesù nasce, Santo Stefano, diciamo, in un certo qual modo nei santi anticiperà quella che poi sarà la conclusione della missione di Cristo di completare la redenzione dell'uomo proprio attraverso la morte prima, ma la risurrezione poi.